Se le misure annunciate sulle pensioni nell'incontro di domenica saranno confermate, rischia questo di essere il tema su cui andare allo scontro, il primo scontro del governo Monti? Ma io penso che queste siano le ore in cui bisogna continuare a dire al governo che il terreno fondamentale che loro hanno proposto, che è quello dell'equità, è fatto di provvedimenti che sappiano che non devono colpire i lavoratori dipendenti e le pensioni, che come gli abbiamo detto in molte occasioni ci sono delle cose che sono importanti e fondamentali da salvaguardare, come i 40 anni di anzianità per accedere alla pensione. Penso che siano ancora le ore in cui bisogna sollecitare questa riflessione e provare a guardare a chi più ha e a chi non ha pagato come il punto di riferimento per costruire le risorse per questa nuova manovra. Ci sono reali margini di trattativa però su questo tema? Guardi, questo lo misureremo nel momento in cui ci sarà un incontro. Certo, l'idea che si chiami la domenica per il lunedì non appare di grande auspicio, ma faremo tutto il possibile affinché questo principio di equità sia quello che caratterizzi la manovra. Scelte diverse ci faranno fare una discussione diversa. L'idea che Marchionne ha della fabbrica è un'idea un po' autoritaria, in cui non viene riconosciuto il ruolo del lavoro e la sua autonomia. Noi siamo in presenza di un contratto della Fiat che sta sostituendo il contratto nazionale, siamo di fronte alla Fiat che estende il pessimo accordo di Pomigliano a 82.000 dipendenti, e questo credo che sia grave, e lo fa anche utilizzando la pessima legge che il governo Berlusconi ha fatto, il famoso articolo 8. Infatti io mi auguro che il nuovo governo cancelli l'articolo 8, difenda le libertà sindacali e convochi la Fiat, perché gli investimenti e la politica industriale deve rispondere a tutti. E non vorrei che nel prendersela con la Fiomi il vero bersaglio di Marchionne sia il governo. Quando dice che nessuno può condizionare la Fiat, non vorrei che in realtà il messaggio fosse rivolto al nuovo governo, perché quello vecchio ha fatto l'ultras per la Fiat, gli ha fatto le leggi, ha fatto il tifo e non ha fatto nulla per mediare, per cambiare la situazione. Oggi sta aumentando la cassa integrazione, le chiusure, i nuovi prodotti non ci sono. Marchionne addebita alla dittatura della minoranza FIOM questi mancati investimenti. Dal suo punto di vista, perché la Fiat ha innovato e ha investito così poco? Per il semplice fatto che sta investendo da altre parti, sta investendo in Brasile, sta investendo negli Stati Uniti, sta investendo da altre parti che non siano l'Italia. Siamo anche di fronte al fatto che sta perdendo quote di mercato, non so, o che non ha i soldi. Adesso addebitare a una minoranza sindacale, come dice lui, il fatto che non si facciano gli investimenti, qualsiasi persona di buon senso capisce che siamo di fronte a un'esagerazione. E poi ci vuole anche una politica industriale. Che vorrei far notare che oltre a Fiat siamo anche in presenza di una crisi di Finmeccanica. Trovo singolare che mentre si parla di tagliare le pensioni si diano 5 milioni e mezzo di euro di buonuscita al presidente Guarguaglini. Non ho nulla contro di lui, ma trovo che non ci sia molto di equo in atteggiamenti di questa natura.